Ragazzi, il check semestrale è Molto importante. importante, ve lo dice Laura. Certo, è molto importante perché se non venite si arrabbia il Vi dottore. togliamo la garanzia. Togliamo la Quante garanzia e garanzie stiamo rimuovendo al oggi giorno? abbiamo rimosso più di 120 garanzie. Non è vero, no. Diamo una chance a tutti quanti, però c'è gente che non fa il check semestrale da un anno, chi da 2 anni. Vi cadono gli Anche impianti, ragazzi, chi 3 addirittura. sì. Sì. Uopà. Quella è la garanzia rimossa sicura. Purtroppo sì. Ragazzi, allora, quando io ho aperto le cliniche all'estero, tutti i dentisti mi dicevano sì, e poi dopo come fanno i pazienti? Dopo ho aperto anche la clinica a Bergamo, che serviva proprio a fare il mantenimento, ovvero fare l'attacco tridimensionale. Ricordate, avete messo chi 12, chi 16 impianti dentali. Bisogna vedere come l'osso attorno agli impianti dentali con un attacco 3D. Poi bisogna vedere sulla protesi che non ci siano rotture, fratture, placca, pus sugli impianti, sangue sugli impianti. Se serve analizzare i batteri, magari c'è la perimplantite su alcuni impianti dentali, e questo va visto per tempo, non dopo 3 anni. Certo, meglio prevenire che curare. Dopo 3 anni che fai? E Niente, devi cambiare la protesi, sono soldi, purtroppo, sì. sono soldi, protesi e impianti. Quindi noi con una mano vi diamo la garanzia, ok, ma dall'altro lato dovete fare i controlli, i check semestrali, se no dall'altro lato vi tolgono la garanzia. E mantenerla la garanzia è un atto, come dire, di dovere nei confronti dell'operazione a quale vi siete sottoposti. Mi raccomando, se non vi siete ancora fatti un giro a Bergamo a fare il check semestrale, io vi manderò qua anche il link per potervi candidare, iscrivere. L'ufficio capitanato da Laura, vi contatterà, ricevete una chiamata e a quel Facciamo la punto prenotazione, facciamo l'appuntamento. l'appuntamento. Se no, Togliamo la garanzia. vai tu sempre a togliere garanzie. Voi fate un grosso sacrificio quando venite all'estero, fate un grosso sacrificio fisico anche, non solo di tempo, anche economico, ma questo sacrificio poi va mantenuto nel tempo. Io faccio sempre esempio come l'automobile, no? Vai a fare poi Esatto. la revisione. Non bisogna confondere la pulizia dei denti col check semestrale, perché è un po' come dire, poi dopo 5 anni ti ritrovi l'auto che non funziona più e dici: caspita, non funziona più l'auto, ma io l'ho sempre lavata. No, un conto è l'autolavaggio, quindi fare la pulizia dei denti, un conto è fare la revisione, andare a fare un check di tutto il lavoro che è stato fatto. Quindi vedere con l'ATTAC 3D quello che è lo stato di salute degli impianti dentali, quindi dell'osso attorno agli impianti dentali. Andare a verificare che non ci siano tensioni, rotture, pus, sanguinamento o crepature sulle protesi. Andare a verificare come il paziente sta pulendo, ok? In questo caso, per esempio, copri pure gli occhi, ok? Facciamo vedere uno dei passaggi che noi facciamo e andare a verificare con la fucsina tutte le zone ecco che passa un bolide. Tutte le zone dove la protesi non si riesce a pulire bene, e quindi in maniera visiva andare a identificare le zone dove bisogna migliorare l'igiene e se ci sono poi dei rischi, dei problemi alla gengiva, quindi infiammazioni della gengiva, e anticipare quelli che possono essere i problemi di recessioni ossee o di perimplantiti, che sarebbe la piorrea degli impianti. Qua siamo a pieno regime, vedete che ci sono i colleghi che si occupano della revisione. Qua per esempio abbiamo un collega che, guardatelo qua, che sta facendo, stiamo facendo un pack parodontale. In cosa consiste? Consiste nell'igiene, in uno studio microbiologico, analizziamo quali batteri sono presenti nella bocca del paziente e se serve poi l'antibiotico, diamo un antibiotico ad hoc per mettere la bocca in sicurezza. Tu Esattamente. c'hai gli occhiali, non ci vedi. Ok, è importante l'attenzione dopo le cure, l'attenzione dopo le cure, perché il percorso non è che termina quando si mettono i denti definitivi in bocca, ma il percorso continua poi negli anni con il mantenimento. Il mantenimento è la cosa più importante, è come dire: compro un'automobile e poi dopo non passo più a fare la revisione, ok? Qua abbiamo un altro collega, non inquadro il paziente, abbiamo un altro collega qua che sta lavorando, che è full time, loro si occupano, come vedete, di andare
a rilevare tutti i vari parametri che serve verificare durante il check semestrale. Chiaramente vengono poi rilevate fotografie, tac tridimensionale, viene eseguita una registrazione di tutti quelli che sono i parametri che è importante registrare di mese in mese. E qua vedete, vengono poi salvati tutti i dati nel dossier del paziente. Questa è in maniera professionale quello che va fatto poi il mantenimento dopo aver finito i lavori. Vi ricordo che noi diamo la garanzia sui lavori che eseguiamo, ma dall'altro lato il paziente deve fare qualcosa per mantenere la garanzia ed è l'impegno di fare appunto la revisione dell'auto ogni 6 mesi. Non confondete la revisione dell'auto con la pulizia dell'auto, ok? Il motore va controllato, dobbiamo fare le TAC 3D, andare a verificare dentro l'osso, tutto attorno agli impianti. Avete messo molti di voi 12 impianti dentali in bocca, non ci sono più i denti, peggio ancora quando ancora ci sono dei denti che sono rimasti e quindi c'è il rischio di mantenere la parodontite che può addirittura far ammalare gli impianti. Ricordatevi quindi che dopo finite le cure bisogna ogni 6 mesi fare la revisione per far durare poi tutta la vita il lavoro che è stato eseguito. Qua vi faccio vedere per esempio macchiato con la fucsina tutte le zone dove ci sono attaccati placca, tartaro e batteri. Viene ripulita tutta la bocca, questo è per esempio un pack parodontale, paziente che deve ancora andare all'estero. Abbiamo fatto prima la preparazione parodontale, disinfettato tutta la bocca, ha preso anche l'antibiotico e poi dopo va a fare le cure, di modo da mettere poi i denti in una bocca sana. Non mettere gli impianti dentali in una bocca malata. Si ammalano poi anche gli impianti dentali oppure le capsule sulle radici malate, si ammalano, restano malate le radici dentali. Ok, non basta mettere viti nell'osso e capsule per far passare la malattia parodontale, ma serve la parodontologia, che è quella branca dell'odontoiatria che si prende cura di curare la malattia parodontale, che quasi 8 persone su 10 dei nostri pazienti hanno. Quello che bisogna fare quindi è un protocollo di follow-up, di controllo negli anni successivi che permettono di tenere sotto controllo la malattia parodontale. Se ci sono dei problemi, quindi rileviamo che ci sono dei problemi, informiamo subito il paziente, gli facciamo le fotografie, gli facciamo vedere dove sono i problemi. Se c'è da correggere il tiro, andiamo a insegnargli anche come deve pulire la bocca, quali sono gli strumenti da usare, come li deve usare. Per me Bergamo è stata la ciliegina sulla torta, la clinica di Bergamo, perché dare un buon servizio significa dare alle persone anche il sistema poi di mantenimento. Bergamo è quella clinica che ho in centro all'Europa, connessa con Francia, Germania, Irlanda, Inghilterra, Spagna, Sud Italia, isole, con Ryanair, Wizz Air. Si va e si torna con 10, 15, 20 euro, si arriva di mattina e si torna la sera. Vengono eseguiti gli esami radiografici, un TAC 3D nella vostra città può costare anche 150 euro, l'igiene altri 80 euro, 90 euro, le fotografie professionali, tutto il check, poi vi ho detto, tutti i controlli che vengono fatti, pus, sanguinamento, tutte queste cose qua non rientrano nell'igiene dentale. Noi li facciamo nel check semestrale a un costo di 99 euro, tutto questo che vi ho detto. Quindi è molto più conveniente per il paziente passare per la clinica di Bergamo ogni 6 mesi. Un paziente che si è curato per esempio all'estero, alle nostre cliniche, può aver speso per esempio 10.000 euro, 12.000 euro, nel suo paese ne avrebbe spesi 30, 40, in tasca gli sono rimasti 99 euro per fare questo check semestrale, che è la parte più importante. Avete comprato la Mercedes all'estero, pagandola quanto una Fiat, ma investite 2 giorni del vostro tempo durante un anno per fare la revisione di questo Mercedes, perché è meglio intervenire subito invece che aspettare dopo 5 anni a sapere che magari il Mercedes va buttato, quando bastava fare un piccolo intervento, magari del passare il laser vicino agli impianti dentali, vedere che batteri sono presenti in bocca e prendere l'antibiotico, quello che si chiama
appunto il pack parodontale col tampone salivare che ci dice che batteri sono presenti in bocca, vi prende una giornata. Passate molto più tempo nel traffico durante un anno del tempo che vi occorrerebbe per invece fare questa revisione. Ok, ricordatevi che la serietà di un'azienda si vede soprattutto poi dal mantenimento, dal proseguo del rapporto. Non è solamente mettere i denti in bocca, ma è mantenerli. Non ci sono cliniche in Europa che curano i pazienti all'estero che danno questo servizio in Italia. Noi siamo l'unica azienda estera che ha creato questo servizio perché sapevamo quanto fosse importante per la serietà di un'azienda dare il servizio poi di mantenimento. Io vi faccio un saluto, ok? Un saluto anche dalla Maya. Buona giornata a tutti. E mi raccomando, prenotate il vostro check semestrale. Poi vi dicevo, la garanzia è importante toglierla ai pazienti, ottenerla. No, è meglio tenerla. È meglio tenerla purché rispettino certo. I consigli di igiene che vengono dati, ovviamente. Io faccio sempre l'esempio dell'iPhone. L'iPhone è in garanzia, sì, però se lo lanci per aria, poi ti cade, si rompe e dici, ok, c'ho la garanzia, così no. Non serve. Fate un uso corretto delle protesi, ok? Non mangiateci cibi troppo duri, non strappate, soprattutto fate i controlli. Ok, almeno una volta all'anno bisogna fare il controllo. Dopodiché segniamo qua gli allegati, la firma del dottore e la firma del paziente. Questo è come avviene per esempio il check annuale. Il check annuale è un appuntamento importante, io dico sempre una giornata che vi prendete, durante l'anno ce ne sono tante di giornate, però prendere una giornata durante l'anno per fare un check dei lavori che avete in bocca è una buona abitudine. E le buone abitudini sono quelle poi che ci fanno durare nel tempo sia il nostro corpo, il nostro fisico che anche le protesi che portiamo. Quindi ricordatevi, se 3 minuti al giorno, mattina e sera, e va e già ci tu si quante dice, volte li pulisci al giorno? Io faccio mattina, a mezzogiorno spesso passo lo scovolino, ma la sera li passo con lo strico la sera, che così sono più lo scovolino, vi ricordo chi non la conosce, quella spazzola, sì, comodissimo, che serve per pulire tra i denti, esatto, che hanno magari recessioni ossee, per esempio. Lo scovolino è molto utile, tra l'altro, ai pazienti che non hanno perduto tutti i denti, perché delle volte si creano degli spazi tra i denti dove si incastra il cibo. E lì passa. Invece chi c'ha tutta la protesi su impianti, andate su Amazon e cercate l'Idontix X-Floss, che è un filo utilissimo. Ciao. Dicevo, su internet trovate l'X-Floss che è utile per pulire le protesi artificiali. Qua io vi faccio vedere gli uffici. Ricordatevi che noi siamo a Bergamo nella strada principale. Vi faccio vedere, oggi tra l'altro è una bellissima giornata. Questa è la strada principale. Da qui si vede pure la Bergamo Alta, guardate lì sopra, lì c'è la Bergamo Alta. È bella Bergamo per fare anche una passeggiata, quindi ripeto, quando venite qua allungate un pochino, casomai potete venire anche di sabato, noi lavoriamo anche di sabato, approfittatene per farvi anche un'escursione, perché veramente merita. Ieri era 1° maggio, c'era un sacco di gente, veramente tanta gente. Io vi faccio un saluto qua da Bergamo e ricordatevi, per prenotare il check annuale, cliccate sul link che trovate sul post. Ciao. Vi volevo far vedere come deve essere mantenuta un'arcata completa su impianti dentali. E quello che vediamo qua oggi è un paziente che chiaramente per la privacy non vi facciamo vedere il viso, ma quello che interessa a noi sono i denti. Ricordate che l'arcata artificiale è una protesi non naturale, quindi noi andiamo a fare una simulazione di denti artificiali che devono essere mantenuti correttamente nella bocca del paziente dal paziente in condizioni di igiene ottimali. Quello di oggi qua è un paziente bravissimo, ha un'età di 80 anni, quindi non più giovanissimo, ma nonostante l'età io volevo farvelo vedere che è possibile mantenere una protesi in condizioni di igiene ottimali. Basta impegnarsi quei 10-15 minuti
al giorno. Faccia pure un sorriso. Vi faccio vedere anche l'arcata inferiore. L'arcata inferiore pure abbiamo un ottimo tessuto gengivale. Anche le gengive artificiali qua sono perfette. Chiuda. Ok. Anche le gengive artificiali sono perfette. Quando invece si scoprono i collarini qua di connessione agli impianti, vi faccio vedere per esempio questo. Questo non è l'impianto dentale, quello è l'abutment che serve a connettere poi i denti agli impianti. Quello non è un problema, anzi, quando questi si scoprono viene anche più semplice andare a pulire la connessione. Ma il punto di transizione tra la gengiva e artificiale, la gengiva naturale, è quello dove vi dovete impegnare di più con gli strumenti appositi della Tepe che trovate sul sito www.igiene.dottorpalmas.com, perché lì troverete i fili Hydontics che permettono di passare con un'asola in plastica tra la gengiva e la protesi. Si passa qua sopra o direttamente dal palato si fa entrare l'asola che fuoriesce poi da qui davanti, e con la spugnetta che si tira dietro si va a portare sotto la protesi la spugna che va a rimuovere la placca. Il paziente ha la protesi in bocca da più di un anno e sembra consegnata una settimana fa. Questo perché ne viene fatto un uso corretto della protesi, non fuma, non va a usare quindi delle sostanze che vanno a attaccarsi come il catrame sulle protesi, ma va a usare poi gli strumenti che noi gli abbiamo consigliato quotidianamente. Ok, queste sono delle protesi veramente ben tenute, tant'è che io ho chiesto la cortesia al paziente se potevo fare un video per farvi vedere come devono essere delle protesi pulite e come devono essere dopo un anno e più nella bocca del paziente. I tessuti sani sono rosa, di un buon colore, rosa pallido con la buccia d'arancia, e le protesi non hanno macchie. Quindi vi ricordo, se avete delle protesi avvitate su impianti, ricordatevi www.igiene.dottorpalmas.com, perché lì dentro trovate gli attrezzi che servono per l'igiene quotidiana. Unitamente poi a un giorno che investite del vostro anno solare nel venire al centro di check-up per fare poi la pulizia professionale, le foto e soprattutto la TAC 3D volumetrica che ci fa vedere quanto osso c'è, quanto volume di osso c'è vicino agli impianti dentali, perché dalla sola panoramica questo non si vede. E vi faccio un saluto qua dal centro.